Ragazzi, volevo segnalarvi velocemente un'applicazione veramente carina che ho appena scaricato, che ricorda molto un'applicazione per la rassegna stampa dei quotidiani che era uscita un paio d'anni fa. Si chiamava proprio Rassegna Stampa, ma poi ben presto con l'arrivo di tutte le applicazioni ufficiali è sparita. Non so se ancora c'è su App Store o no. Comunque, Quotidiani Italiani è un'applicazione che integra tutti i maggiori, le maggiori testate dei quotidiani, ma invece di farci vedere le notizie proprio del quotidiano cartaceo, ci rimanda alle notizie del sito relativo. Ma questo comunque non inficia la qualità di questa applicazione, che comunque ci fa trovare tutte le notizie dei siti dei maggiori quotidiani italiani, tutte insieme. In questa pagina iniziale, come vedete, c'è Repubblica, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, eccetera. Andiamo a vedere proprio la Gazzetta dello Sport. Come vedete, una volta selezionato il quotidiano di cui vogliamo vedere le notizie, abbiamo tutti gli argomenti suddivisi per categorie, quindi calcio, Formula 1, Motomondiale, ad esempio. Se vado su calcio, si apriranno tutte le notizie relative al calcio, sfogliabili in questo modo, quindi nel classico modo con lo swipe sullo schermo. Come vedete, in blu in alto è presente il titolo della notizia, quella diciamo completa, che ci riporta al sito della Gazzetta dello Sport, e sotto un piccolo riassunto, come vedete. Piuttosto che riassunto, diciamo l'inizio della notizia, che se vogliamo leggerla nel modo completo, cliccheremo sul titolo e si aprirà la pagina del sito, diciamo, della Gazzetta dello Sport, quello mobile, quindi quello per cellulari, come vedete. Però questo è molto comodo perché possiamo sfogliare tutte le notizie. Quando troviamo quella che ci interessa, la leggiamo, quindi la apriamo direttamente sul sito e ne leggiamo tutto il testo. Però è un modo più veloce di sfogliare, di consultare le notizie, averlo tutto insieme in un'unica applicazione da consultare in un'unica sessione. Quindi, ad esempio, andiamo a vedere il Sole 24 Ore, andiamo a vedere notizie, prima pagina, e anche qui abbiamo tutte le notizie sfogliabili in questo modo. Quando ne vediamo una che ci interessa particolarmente, clicchiamo sul titolo e apriamo il sito relativo. Non è la scoperta dell'acqua calda, è un'applicazione che comunque va a integrare qualcosa che solitamente facciamo su Safari, quindi navigare sui siti delle testate giornalistiche, però lo possiamo fare direttamente in un'unica applicazione, tutto insieme. Quotidiani Italiani, tra l'altro, è integrata perfettamente con il multitasking del iOS 4, e quindi chiudendola e riaprendola ci ritroveremo allo stesso punto dove l'abbiamo lasciata. Ad esempio, entriamo su un articolo Moto Mondiale. Se stiamo vedendo le notizie del Moto Mondiale, a un certo punto dobbiamo vedere una mail, usciamo, richiamando la stessa applicazione, la troveremo nello stesso punto dove l'abbiamo lasciata, anche con il doppio clic. Io adesso non ho il multitasking, quello originale, perché ho installato Pro Switcher, e la richiamo facilmente anche da qui, come vedete. Una cosa che c'è da dire è che in alto a destra abbiamo la possibilità di twittare la notizia o di condividerla sul nostro account di Facebook. Abbiamo anche un tasto More che ci permette di mandarla via mail, di copiarla, di aprirla in Safari e quant'altro. Dire, a me è piaciuta molto anche perché per 79 centesimi abbiamo un'applicazione comunque completa per le nostre notizie quotidiane. Un saluto a tutti, ragazzi, Gigi Calabrò per iPhone Italia.